Il primo racconto sono delle prose, è un diario, è tutto vero, è tutto inventato, e questo è poi il fascino forse maggiore. E è chiaro che c'è un riferimento esplicito a Bukowski, Shakespeare non l'ha mai fatto, ho portato dei libri, in questi giorni ne ho riletti diversi. Bukowski andò molto di moda anche quando io ero proprio giovincello, e Bukowski, lo devo dire Enzo, in realtà non c'entrava neanche niente con la Beat Generation, nel senso che era oltre, di qua, di là, conosceva tutti, però in fondo era un grande isolato. Questo mi fa piacere, perché anche certe scelte non sono mai casuali, quindi se a un certo punto la Chiara, che è mantovana, sì. Mantua Megellins, che è mantovana, però insomma, ti stai formando a Bologna, no? Quindi è importante, è una città importante anche sul piano formativo, cioè. Quindi il fatto che lei abbia cominciato subito, lo cominciato a leggere, Bukowski è morto baby, rappato, proprio come intervallo, come insieme scioglilingua, ritmo, e quindi è anche una parodia dolorosa, se vogliamo, anche ironica, autoironica, sarcastica, del modo di scrivere alla Bukowski. Ma per me era molto fascinoso il versante femminile di Conquistador, che poi spesso te lo giochi anche come visione dell'altro, come parodia, come voglia di mischiare un po' le carte in tavola, anche e soprattutto a livello psicologico. Quindi ecco, lasciamo la parte generale dopo. Qualche morto baby, niente biondo, solo cazzate. Cioè, è chiaro che c'è questa affettazione sboccata, libera, libertaria, un po' trasgressiva, ma siamo andati talmente oltre nei decenni, nei problemi del mondo, delle urgenze, nei travagli anche della nuova generazione, che è chiaro che diventa poi alla fine un ritmo, diventa ritmo, non c'è, sono racconti anche in fondo molto dolci. Poi dirò la cosa finale che mi ha veramente colpito, però ce la lasciamo dopo. Quindi è chiaro che il ritorno dal Golfo dei Poeti, se ne parlavo poco fa con un amico, dicevo ogni tanto io vado a rivedere dove è morto Shelley, il Golfo dei Poeti, le giornate troiate, che già è bello come uso aggettivale di un participio passato, le giornate troiate è bellissimo, perché c'è questo gioco anche che tu porti avanti spesso di queste rime, che sono rime interne, da leggerimento, ipotetiche, un po' da canzone, portarmi all'ippodromo. Queste sono cose che vengono fuori proprio negli scrittori tipo Bukowski, l'ippodromo, le scommesse, questo mondo fatto di, appunto, di scommesse quasi sempre perse, di personaggi improbabili. Stavo per dire da film americano, ma tu sei italianissima. Ci sono anche gli italianisti. La letteratura è prigioniera purtroppo dei canoni, degli italianisti, diciamo che la poesia molte volte è imprigionata dalla letteratura. Battere il tempo. E poi questo discorso frequentissimo in Gisbeck di gettare il corpo nella lotta, proprio un vecchio, anche un cavallo di battaglia, un vecchio motto, però è anche per lui un verso, è anche un modo di essere, un'equazione. Allora, che cosa fa la Chiara Cantagalli? Bukowski è morto, ma è vero, e tra intervalli, quindi è un racconto, ma diventa anche, prima si parlava di prosa, una prosa rappata, diventa, non lo so che cosa, prende tutti i generi e li centrifuga come deve essere. Non ho più voglia di media passivi, sono frasi secche, questa l'hai messa in corsivo, e qui stiamo parlando di bisogno anche di riconsacrare i miti, di liberarci dei miti, non c'è cosa peggiore che portare avanti dei miti passivi. E poi ancora c'è questo uso del corpo, in questi approcci anche molto fisici, molto, se vogliamo, anche erotici, comunque insomma corporali, e quello che è più bello è l'istinto. Sono questi giochi, anche questi giochi aggettivali, che poi sono le pennellate di uno scrittore, l'odore, il profumo, l'odore, il fortore, le dita che sanno di selvatichino, ecco, queste sono le cose che piacciono, perché sono veramente le nuanze schiette della scrittura. E poi dice, cosa siamo? Montale in anni forti, difficili, di inidentità assoluta, andava avanti dicendo non quello che lui era negli anni del fascismo, sto parlando della doppia negazione che afferma, con il sociologico possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. E dice, ma io chi sono? La mia identità dov'è? Sto scrivendo alla Bukowski, dal punto di vista femminile, Madame Bovary c'est moi, quindi Bukowski può essere anche lei,
non attrice, non cantante, non youtuber, i nuovi youtuber, non, né poetessa né performer. Scrittrice mi piacerebbe, certo, fare i soldi con quello, e poi è difficile fare i soldi, ma sono tempi lunghi, facciamoci una ragione, l'arte non serve a niente se non a rimorchiare, è una battutaccia, ma poi alla fine sono le cose più belle anche di certi libri di Bukowski, perché erano cose che lui sapeva benissimo che potevano ancora avvenire, perché poi alla fine lo faceva negli anni per lui molto buoni, perché era un uomo fascinoso, lo metteva in... E poi il gioco dell'inconscio, che sei talmente brava a padroneggiare, o meglio a sfottere, a giocarci, e che qua e là ti permette anche così degli alleggerimenti. Scrivo sui muri non vista, i pennarelli indelebili, e i solchi profondi sulla mia carnagione, quindi tutto quello che è l'immaginario, anche di una beltà, anche femminile, poi diventa scrittura, esce ed entra dalla pagina. Quindi è una pagina che sta parlando della scrittura, ma sta parlando di un'età, sta parlando di un corpo, sta parlando di un'anima che si divorzia dal corpo. E Bukowski è morto, bevi, e poi alla fine che cosa succede? Che lei è talmente disillusa sul presente che sa che l'unica costruzione che può essere attendibile è partire da questa tabula rasa che forse gli adulti, i grandi, tutto quello da cui veniamo hanno causato. Che scrivi? Mi ha chiesto lo stratosferico biondo al balcone, queste vite di bar, molto Los Angeles, molto bukowskiana. Ho piegato il foglio. Vabbè, non importa, siamo uomini di mondo. Ho piegato il foglio, è bello questo gesto vero, molto letterario, piegare il foglio che scrivi e lo ripieghi, lo nascondi quasi. Niente di importante, ho detto al biondo, niente di importante, ribadisce lo stato. Dicendo a se stessi e a tutti noi, niente di importante, solo che Bukowski sta pensando per tutti noi, e Bukowski è morto e che in fondo non me ne frega niente, ciò che è importante ora è solamente il presente. Effettivamente poteva essere così una battuta, un sarcasmo anche dolente, doloroso e invelenito del miglior Bukowski. Vado avanti molto velocemente, sogna ragazza ridicola, sogna. È bello quel ridicule che poi gioca tutto, perché sei molto colto, quindi ti giochi molte diagonali, molte espressività, e cominci e sei moderna anche come donna, perché la cosa che fai meglio, devo dire, oltre a sfottere gli uomini, questo noi ormai siamo abituati e forse ce lo meritiamo, non per colpa nostra ma per chi ci ha preceduto, sfotti un certo immaginario anche femminile, ecco perché ti riferisci a Bukowski. E allora questa idea del palo ficcato nel deretano dritto, questa idea del palo nel culo per culo attraversa in modo, vorrei dire, gnomico ma anche aulico, due aggettivi che insieme fanno un bellissimo effetto, e sono uno simbolo permanente, raddrizza la spina dorsale, quindi da un lato è una pratica, una terapia, dall'altro è uno sfottò di descrittrice che non crede nella scrittura nei confronti del fatto che ci si possa veramente ridare, rimettere in posizione. E poi escono fuori degli alleggerimenti da pubblicità, cioè voi sapete che a Milano i creativi sono pubblicitari, sono anche i veri creativi sono e guadagnano anche molto bene. Winston Blue, salvami tu, ma dove è uscita fuori questa cosa? Comunica alla Winston, probabilmente te la comprano. Winston Blue, salvami tu, è deliziosa. Vabbè che la scimmia nuda balla e vince Sanremo, però Winston Blue, salvami tu, è deliziosa. Coriandoli metallici, quelli che tu preferisci, esce fuori tutto, esce fuori come nella Big Generation, tu l'hai detto prima Enzo, anche il costume, perché poi alla fine quello era, c'era la guerra di Corea, bisognava cambiare tutto, cambiare le famiglie, i padri che non c'erano, le madri impazzite. Ma come mai tutte queste grandi rivoluzioni vengono fatte sotto le macerie del fantomatico istituto familiare? Gide diceva famiglie di olio, ma lui lo diceva in un altro senso. Lì non c'erano, cioè voglio dire, vai a vedere le lettere di Baudelaire alla madre, i rapporti tra madre e sorella del nostro amato, voglio dire, poeta illuminato, no? Perché lui, perché sicuramente Rimbaud era illuminato. E allora andiamo avanti ancora. Avete visto ieri che emozione, Enzo, vedere quella foto da cui è partito anche un libro della mamma del povero Allen Ginsberg, ottenne, 9enne, 10, e questa mamma
a un certo punto non mi ricordo chi gli ha detto, ma tu ti devi prendere cure da mare, tu la devi portare via da lì. Diceva, io non ero nell'età di portar via, di decidere nulla per mia mamma, che era fuori di testa, la mamma di Charlot, di Cheri, anche lei in manicomio, anche lei. Cioè tutte queste cose hanno portato, per paradosso, Chiara, a una rifondazione proprio anche di tutto quello che era finto. Le famiglie americane, forse anche le nostrane, erano tutte finte, andavano avanti con dei luoghi comuni, puritani, ridicoli. Vado a un po' a finire, gioco questo ultimo racconto molto bello, con delle trovate anche forti, tu lo sai bene. Caga il palo e sciogliti marionetta. Sembra, prima hai giocato questo distico che sembra pubblicitario, ma caga il palo e sciogliti marionetta, se ci pensi bene è la storia del Novecento. Cioè, caga il palo vuol dire liberati di un portamento, di una positura finta, borghese, asettica. Il relativismo è che tu devi smettere di essere marionetta, veramente, che passione, la metafisica, tutto quello che è vero, finto, le muse inquietanti. Cioè, comunque questo, ho barattato la mia poesia con sorrisi sdentati, Bukowski, che col dentista non era un bel rapporto, anzi non ci andava mai. E poi che cosa vengono fuori? Per una ragazza giovane come te, anche bella, ho visto maschere di rughe e cicatrici. E Allen Ginsberg è l'incipit del suo famoso urlo, all, ho visto. E questo è bellissimo, perché è una citazione che diventa creativa. E poi ancora questa rima d'alleggerimento, ballato e scordato. Si può ballare scordando. Prima c'era un amico che diceva, vado a bere per ricordare, non per dimenticare. Mi sono ricordato di un titolo famoso di Henry Miller, che non era uno casuale, perché era un po' il loro padre putativo, che stava lì. Cioè, mio papà, io adoro Henry Miller. Harry Miller è stato importante, perché era capito, era il padre putativo, forse lo zio matto e figo e grande, e lui ha scritto ricordati di ricordare, quindi mi è venuto in mente questo. E a un certo punto Kerouac, e loro lasciarono poi la costa, anche soprattutto Allen Ginsberg, e andarono in California, come fecero i pionieri, i padri fondatori. E quindi a un certo punto, nell'andare a Big Sur, a scrivere, Kerouac poi andò da solo a scrivere Disilluso da tante cose, andò a scrivere, e parliamo più avanti, andò a scrivere il suo Pixar, ma lì c'era Harry Miller, che abbiamo amato, che fino ancora agli anni 60 in Italia era proibito. Ma ti rendi conto che i libri che io leggevo con mio padre, i tropici, il Tropico del Cancro e il Capricorno, venivano stampati in Svizzera, e poi ovviamente i librai intelligenti li prendevano, erano di frodo, come, cioè, l'Italia ancora negli anni 60 aveva queste cose, aveva dei libri, l'index librorum proibitorum ancora, e c'era pure Moravia tra l'altro in questi. Vado velocemente perché, Chiara, però, Fiat Lux, le citazioni, i momenti vedete come la lingua cammina, è bello questo mistilinguismo, dove a un certo punto comunque, in modo oramai endemico, c'è bisogno, una volta si diceva momenti sì, momenti no, c'era anche una canzone proposta della Vanuna. E momenti up, mi ha colpito molto il fatto che un giovane, per raccontare meglio una cosa, ha bisogno di spostarla, di tradire la lingua non dei padri ma anche dei fratelli maggiori e dei zii giovani, e dice i momenti up. Il fatto che tu riesca a portare fuori queste zie, zia R, zia C, altro che Calvino, qui tu riesci queste zie metafisiche, che poi in realtà erano perfettamente vere, perché cioè, lo immagino, le Cantagalli sembra Garda, e poi c'è la terza donna della dinastia C, c'è la dinastia Ming, ma quella dinastia C è memorabile, una brava vaglione, va, vedete questi giochi, i momenti alti, come una brava vaglione, questa è l'Italia. Vivo al massimo è Vasco Rossi, io mi ricordo quando arrivò ultimo e fu l'inizio della sua carriera, meraviglioso. Vado al massimo, vado al Messico, e ventennesimo compleanno, belle queste cose, questo gioco di vent'anni che non finiscono mai, all'ennesima potenza, no, dicevano i nostri maestri, eccetera. E poi chiudi, devo dire in modo molto ironico e per me anche un po' fascinoso, extraterrestre. Io automaticamente avevo pensato, portami via, cioè avevo pensato alla canzone dei Finardi, eccetera. E devo dire che questo è il racconto più bello. Perché è bello? Perché parti da questo fastidio ormai endemico, assoluto, verso la città, la puzza della città, di parò ogni città puzza. E devo dire che è bella questa voglia ineliminabile di essere in città, perché la città è un centro di aggregazione, si cresce, si sviluppa, si è meglio anche bitte in città. E però
e poi c'è questo qualcosa di inaudibile, c'è una iattura, c'è una peste in atto, qualche cosa che diventa veramente metafisico. Il mio odore, la puzza della pelle, e la cosa bella è che tu a un certo punto evochi la madre. Sono cose che io ho sentito anche in questi, avevano dei rapporti con i genitori, specialmente con le madri, incredibili. Ce l'aveva Kerouac, voi sapete che Kerouac quando a un certo punto va per assistere la madre in fin di vita con la sua moglie, di Ginsberg non vi dico niente perché credo che forse il pezzo più bello di tutta la sua carriera sia il poemetto, il poema che ha scritto per questa madre che, e per questo padre azzimato, poeta minore, però che è stato importante anche lui. Ci sono questi padri sbagliati che sono importanti nella vita dei grandi poeti. E tu sai, capisci che sto parlando di Monaldo Leopardi, senza il Monaldo che era uno stronzo immenso non sarebbe diventato Giacomino il poeta che è diventato, perché quello l'ha messo proprio così. Oggi devi studiare 8 ore, domani 9, se fai il bravo torni a 8:30, eccetera. Allora questa extraterrestre che con questo titolo improbabile invece è il più tuo, Chiara, e parli della mamma, cioè cosa fai tu o cosa non fai e cosa in questo momento sta regolarmente facendo la mamma è sabato, corrisponde perfetto a quest'ora, è sabato, mia madre si è appena alzata, ovviamente retrocediamo tutto all'orario di New York, se vorrei di meno. Il caffè latte, le fette biscottate con la marmellata, la nebbia entra dalla finestra. Io non so che cosa sia la poesia, è difficile definirlo. Nina, tu hai cominciato a dirci che cos'è un poeta. La poesia è questo, è trovare una frase, se volete anche usuale, la nebbia entra dalla finestra, che in qualche modo sembra l'unico modo giusto per parlare del nostro stato d'animo, per parlare di quello che siamo, di ciò che non siamo, di ciò che non vogliamo. E mia madre avrà sparecchiato la tavola, stiamo andando avanti velocemente, e alle 10 va al mercato. E che le ho detto di comprarmi dei calzini, bella anche la sintassi un po' accelerata, un po' costipata, eccetera. I calzini che sono tutti bucati miei, che cammino troppo, questi che, cammino e non vado mai da nessuna parte. Ecco, è questo il bello, riuscire a camminare senza andare da nessuna parte, però raggiungersi e raggiungerci. Io ti ringrazio di questo, di aver scritto una poesia sapendo fin troppo bene che Bukowski è morto, però rappando qui e rappando là così arriva al cuore. Grazie.